scusi. Già vi saluto tutti i benvenuti e l'onorevole neo eletto candidato. All'inizio intervenne in Italia il dottore Lume. Buonasera a tutti e grazie di cuore per essere così tanti questa sera. Secondo me stasera tocca a me l'onere, ma soprattutto l'onore di presentare alla cittadinanza di Locrano l'onorevole Luigi Copelas, che è eletto consigliere regionale. La presenza del consigliere regionale tra di noi in questa sala è la testimonianza dell'apporto e del legame che la famiglia Copelas ha sempre avuto nei confronti della nostra comunità. Locrano questo legame non l'ha dimenticato, eppure in un contesto politico complicato, caratterizzato dalla presenza di candidature autorevoli e i partiti molto radicati sul territorio, ha attribuito al candidato Luigi Copelas 160 preferenze. Questo risultato, anzi, questo ottimo risultato, è stato possibile grazie all'impegno profuso da tutti, dai membri del coordinamento elettorale, in particolare del dottor Brunettini, del dottor Luigi Petaglia che sta per arrivare, dal professore Di Brunettini, dagli amici Biagio Lettieri, Giovanni Donnantoni, Angelo Donnantoni, Federico Lettieri, che hanno apportato un grosso contributo. Ma consentitemi soprattutto dalle tante persone che hanno creduto nel progetto politico, ma nella persona del dottore Copelas, e che con il loro voto hanno permesso di essere al dottor Gobelli di essere il candidato più votato a Locrano e al partito UDC, Unione di Centro, terza forza politica con il 25% dei voti. Voglio concludere questa brevissima presentazione con le stesse parole che il consigliere regionale ha pronunciato all'inaugurazione del comitato elettorale a Vallo della Lucania il 14 febbraio 2010. Insieme ce la possiamo fare. Possiamo far contare di più cemento la nostra provincia, ma ci riusciremo solo se sapremo restare uniti a testa alta. L'affermazione elettorale del dottore Copelas è la conferma che quando si è uniti, quando si partecipa, si collabora e si condividono gli obiettivi, nessuna meta può essere preclusa. Con questo auspicio non mi resta che passare la parola al dottore Franco Lettini, che vuole fare un piccolo intervento prima di dare la parola all'onorevole Luigi Copelas, non prima di avergli formulato i più sinceri auguri di un buon lavoro nell'espletamento del proprio mandato elettorale. Grazie. Mi associo a Giuseppe nel congratularmi per l'elezione vinta del nuovo consigliere regionale. Siamo felici e sono sicura che nel futuro lei sarà molto attento alle esigenze di tutto il territorio e anche della nostra piccola comunità. Sperando di dimenticare, insomma, nel passato abbiamo avuto un po' una politica assistenziale e clientelare, perciò ci auguriamo che il suo lavoro possa aiutare il territorio nelle sue esigenze reali e ne siamo sicuri. Le auguro un ottimo lavoro e un buon lavoro soprattutto.
Io ho preparato sì, degli appunti, dei pensieri e l'ho messi su carta e praticamente devo dire così, e quando dopo le lezioni ci siamo sentiti esprimesti i tuoi ringraziamenti per il buon risultato ottenuto a Locrano. Io risposi che era stato un risultato facile da raggiungere avendo lui appoggiato una persona stimata ed apprezzata. Con la tua consueta umiltà ribadisti che comunque nessun risultato buono si raggiunge se non c'è l'impegno di persone del posto che fanno una convinta propaganda. In queste poche battute c'è il senso di una campagna elettorale sentita e condotta con grande partecipazione. Questa comunità, onorevole Compense, ti conosce come uomo ed ha sempre apprezzato le tue doti di onestà e serietà, doti che trovano radice nella famiglia da cui provieni e con cui questa comunità ha coltivato antichi rapporti di amicizia, di parentela, oltre che professionali. A Rofano sei conosciuto come un professionista disponibile, stimato ed apprezzato, che opera in una struttura sanitaria valida e funzionante che sta diventando sempre più un punto di riferimento nel campo della sanità cilentana. Ci è conosciuto anche il tuo percorso politico e ti assicuro che ci appare credibile e persuasivo. Abbiamo apprezzato le indubbie capacità di mediazione ed organizzazione quando hai svolto il ruolo di segretario del Partito Popolare ed abbiamo colto la tua onestà e capacità nello svolgimento dell'impegno di sindaco Livallo della Lucania. Adesso ci aspettiamo da consigliere, siamo certi, gli stessi aspetti positivi nel ruolo di consigliere della Regione Campania. Il fatto che tu hai un legame profondo e robusto con il territorio nel quale svolgi la tua attività politica rende ancora di più convincente la tua candidatura. Infatti, in un momento della vita della nazione in cui sembrano affievolirsi valori ritenuti da sempre inviolabili ed irrinunciabili, in cui nessuno sembra più sapersi indignare di fronte alla corruzione che dilaga in strati sempre più ampi della società e della politica, tanto da mostrarsi quasi tolleranti o rassegnati, ci è sembrato davvero appagante poter sostenere un candidato che ci dà garanzia di correttezza e di onestà. In un momento in cui il rappresentante politico viene scelto non dagli elettori, ma comandato dall'alto, individuato soprattutto per caratteristiche di appartenenza politica o di frequentazione di una determinata segreteria di questo o quel potente politico, spesso senza nessun legame con la base elettorale, rappresentante di cui tante volte non si conosce né lo spessore morale e neppure la capacità politica. In momenti come questi è motivo di vera soddisfazione appoggiare un candidato conosciuto da tutti e di cui mai sono state discusse le sue qualità morali ed umane. Qualità che con l'attuale sistema elettorale sembrano essere diventate prerogative non più indispensabili. Per tutto questo, onorevole Compense, ti ringraziamo. Con la tua candidatura ci hai donato l'opportunità di votare un politico conosciuto e stimato, un professionista di grande espressione umana e politico, e per questo avvertiamo quel senso di appagamento che deriva da una scelta elettorale convincente e condivisa. La tua vittoria
d'altro lato, rappresenta sicuramente un grande vantaggio per la nostra società. Infatti ci consente di individuare nella tua persona un punto di riferimento certo e sicuro in un momento complicato e difficile della vita della nazione e ancora di più della nostra regione. Il tuo riferimento rappresenta un'opportunità importante per lo sviluppo sociale ed economico del Cilento e per una auspicata rinascita del nostro territorio. Ti chiediamo di occupare un ruolo di riferimento e di spinta teso a promuovere ed orientare scelte economiche, di sostenere ogni iniziativa che mira allo sviluppo e alla creazione di occasioni di lavoro. Sono certo che non farai mancare impegno e determinazione al fianco di singole comunità, di imprese, di cooperative, di enti, di associazioni, di giovani o di singoli cittadini. Pertanto chiedo di accogliere l'onorevole Copersi con un applauso di congratulazione e di augurio per un proficuo lavoro alla Regione Campania. Scusate il ritardo per il servizio, volevo ovviamente dare il benvenuto a Roprano al mio sindaco di Valle della Lucania, ovviamente c'è questa situazione un po' imbarazzante. Per incarichi diciamo sì, un po' molto più importanti. E ci teniamo soltanto a fare una raccomandazione all'onorevole Cobellis, non rispettata da altre tradizioni. Noi siamo una comunità che non chiediamo niente personalmente, quindi praticamente noi credo che da te non verremo mai ognuno di noi a chiedere un incarico per fare una presidenza, una vicepresidenza. Noi chiediamo soltanto l'attenzione di chi può, di chi si occuperà di sanità, di chi si occuperà, come dici tu, di salute, e un'attenzione particolare a una comunità che è stata sempre forse un poco trascurata. Questa è l'unica cosa che credo a nome di molti ti chiediamo. Porto i saluti ovviamente pure dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, di cui io sono il presidente, e che ti augura buon lavoro. Io voglio ringraziare tutti quanti voi per essere stati qui stasera, per avermi accolto in maniera così amichevole, così sorridente, così affettuosa, come che è un po' poi la continuazione dell'amicizia e dell'affetto che mi avete dimostrato in occasione delle elezioni. Perché lo dicevo venendo in macchina con Sergio che mi accompagna, io a Roprano ho preso più voti di quanti il mio diretto concorrente, il mio partito, non voglio dire il mio avversario perché è un mio compagno di lista, ha preso a San Valentino Torio, che è un paese, paese a fianco al suo, che è più grande di Vallo. Questo lo dico perché per dimostrare proprio come le nostre piccole comunità, perché poi noi insomma viviamo tutti quanti in paesi piccoli, io sto a Vallo, faccio il sindaco di Vallo, noi tutti quanti quando parliamo di Vallo immaginiamo quasi come se fosse una città. Vallo in realtà insomma è un piccolo comune nell'ambito anche della provincia di Salerno, che è una provincia così grande, così diversificata. Eppure però questa volta abbiamo avuto la capacità, abbiamo dimostrato che stando insieme, scegliendo bene, lavorando bene, siamo riusciti a dare a questo candidato, a cui vi parla, una forza tale da essere praticamente eletto quasi soltanto qui, quasi soltanto nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Io in questo territorio, nei circa 90 comuni, 80 o 90 comuni del Parco Nazionale del Cilento, ho riportato 10.300 voti, quindi posso praticamente dire di essere stato eletto quasi soltanto con i voti del nostro territorio. Questa è una cosa che mi rende assolutamente orgoglioso.
perché oltre che molto convinto della forza che si è dimostrata in questa competizione, ma mi rendo orgoglioso perché so di aver mosso gli affetti di tante persone come voi, come quelli che sono qui dietro, insomma, poi diremo anche qualcosa su di loro, aver mosso la loro sorpresa, il loro affetto, la loro amicizia, la loro continuità dei rapporti, perché poi credo che questo sia stato il senso della mia affermazione, della mia elezione. Lo dissi nella sera nella quale concludemmo la campagna elettorale con De Mita a Vallo, volli sottolineare il fatto che in quella occasione, in quella affollatissima manifestazione, c'era tantissima gente, si vedeva proprio il calore, però dissi a De Mita, insomma, che di assemblee, di riunioni, di incontri ne aveva fatti migliaia della sua vita. Dissi: guardate, qua stasera non ci sono il sindaco, l'assessore, il presidente, ma qua ci sta Giovanni, Francesca, Pasquale, Nicola, cioè ci sono le persone, le singole persone, le persone che sono lì, c'eravate voi sostanzialmente come ci siete questa sera, persone con le quali ci sono tanti anni di rapporti familiari, personali, professionali, che abbiamo coltivato nel tempo e che continuiamo a coltivare quotidianamente, che mi impegno, questo sì, a continuare a coltivare in questi anni che verranno, di impegno politico più forte e più rappresentativo, nel quale certamente io noto le sollecitazioni. Innanzitutto ho notato negli interventi di ciascuno di voi, e ve ne ringrazio, parole che insomma a volte forse un po' esagerate, no? delle considerazioni di stile, perché capisco che lo dovete fare, perché però insomma significa, si sente che sono anche sincere, ci si crede, non sono parole di circostanza. Questo significa che sono riuscito nel tempo a costruire dei rapporti veri, insomma, di stima vera, non di stima di circostanza, e questo è quello che mi dà grande soddisfazione, mi inorgoglisce, insomma, perché capisco che dietro tutto questo c'è una profondità di rapporto, e questo è quello che mi dà maggiore sforzo, mi dà maggiore forza, e però mi responsabilizza ancora di più nello sforzo che devo fare. Io raccolgo ovviamente le vostre sollecitazioni a stare vicino, accanto alle nostre comunità, alla vostra comunità, quella di Rofrano, che è uguale però a quella di Vallo piuttosto che a quella, che ne so, di Teggiano, per dire, insomma. Ma è così, io sento forte questa responsabilità, perché è naturale che mi porto dentro radicalmente, visceralmente, il rapporto forte, stretto con la nostra terra, con le nostre comunità, con le nostre genti, con le nostre popolazioni, con le nostre persone, perché questo è quello che mi ha caratterizzato sempre, sia nella mia vita professionale che nella mia vita politica, un rapporto diretto, non mediato. Credo la disponibilità sempre dimostrata, affermata, non soltanto nelle parole ma dimostrata nei fatti, una vicinanza alle problematiche, una volontà di affrontare con serietà ma con determinazione i problemi che ci vengono davanti, che non sono pochi e non sono neanche semplici, perché noi stiamo vivendo dei tempi durissimi, stiamo vivendo dei tempi nei quali basta accendere la televisione, quello che sta accadendo negli ultimi giorni, insomma, è ormai negli occhi e nelle orecchie di tutti, quello che sta accadendo in Grecia, quello che sta, perché si insomma teme che possa accadere in altri paesi europei, Italia compresa, quello che insomma la dura prova a cui è sottoposta la comunità europea in questo periodo, e le gravi difficoltà nelle quali si dibatte dal punto di vista economico e finanziario la nostra regione, perché noi abbiamo in questi giorni cominciato a ragionare sull'eredità che ci è stata lasciata, sul bilancio della regione Campania che ci siamo trovati ad affrontare, e vi assicuro che ciò che appare sui giornali non è neanche tutto quello che è. Noi abbiamo trovato una situazione dei conti disastrosa, con fondi per la sanità che sono stati dispersi in mille rivoli, dei debiti che fanno spavento, fondi comunitari impegnati male, soprattutto nell'ultimo periodo nel quale bisognava con quelli
tentare di conquistare il consenso delle amministrazioni e delle persone, quindi senza progetti organici e progetti complessivi per lo sviluppo dei territori, ma invece soltanto rapporti clientelari con amministrazioni, tecnici o quant'altro. Bene, il bilancio, queste cose le dico perché sono la verità, non è che vi voglio, come dire, mettere la rete di protezione, però voglio soltanto far capire che qua non c'è da stare allegri, non c'è da immaginare bacche grasse, e siccome nessuno è genio, nessuno tiene la bacchetta magica, la situazione è complicatissima, l'abbiamo trovata. Questo non ci esime da dover fare qualunque sforzo per cercare di porre rimedio rispetto a questa situazione e cercare di creare condizioni nuove, condizioni che non, credo che l'abbia detto il dottore Petraglia, che si possono risolvere soltanto se si viene rispetto al clientelismo imperante che c'è stato molti anni, da molti anni a questa parte. Noi abbiamo il dovere, io credo, di ragionare in una maniera diversa rispetto a quando non abbiamo fatto per il passato, cercando di capire che questo è un territorio dove non si può ragionare come Vallo per sé, Lofrano per sé, Sapri per conto suo, piuttosto che Celle di Bulgheria, dove ognuno riesce a strappare una piccola quota di rappresentatività in più rispetto se è più o meno amico di chi comanda. Questo è un modo sbagliato, superato, e data l'esiguità, la pochezza delle risorse che abbiamo a disposizione, un modo rispetto al quale non si può andare avanti. Noi dobbiamo cominciare in termini a ragionare in termini di sistema, dobbiamo avere la capacità di fare sistema, cioè di stare insieme, Vallo con Lofrano, Lofrano con Sala Consilina, Sala Consilina con Agropoli e così via, perché se noi immaginiamo il nostro territorio, quantomeno, non dico l'intero territorio del Parco Nazionale del Cilento e Paludiere, ma quantomeno il territorio del Cilento, se non immaginiamo il territorio del Cilento come un unicum, cioè come un sistema, come un'area vasta nella quale intervenire con progetti di sviluppo complessivi, allora noi non andremo da nessuna parte. Spesso in campagna elettorale io ho citato un esempio. È del tutto evidente come il nostro territorio, per poter creare aspettative di crescita e di sviluppo, debba puntare su un incremento del settore turistico, avendo la capacità di pensare che il turismo non può reggere più soltanto sulla fascia costiera, ma bisogna avere la capacità di riuscire a portare flussi turistici, almeno parte degli enormi flussi turistici, che per troppo poco tempo, ma comunque in grande quantità, si riversano sulla nostra fascia costiera durante il periodo estivo. Se riusciamo anche in piccola parte a portare parte di quell'enorme flusso di persone dalla costa verso l'interno, e le modalità ci sono, vanno applicate, noi avremo dato un sollievo importante anche alle nostre comunità, portando ricchezza e riuscendo così a fare in modo che i cittadini di Lofrano si sentano impegnati a restare, si sentano incoraggiati, non impegnati a restare nel loro paese piuttosto che andarsene a Vallo, a Salerno, piuttosto che altrove. Bene, però noi dobbiamo cominciare a ragionare sulla capacità nostra di cambiare il tipo di turismo, perché non possiamo più confidare su un turismo regionale che accorcia sempre, cioè, per capirci, i cosiddetti napoletani, quelli che vengono da Napoli, dall'Interland di Napoli, da Salerno e quant'altro. Dobbiamo avere la capacità di intercettare i flussi turistici che vengono da più lontano, dall'estero soprattutto, e ne abbiamo sul nostro territorio. Ma per far questo noi non possiamo più fare a meno dell'aeroporto, della crescita, dello sviluppo, dell'affermarsi dell'aeroporto di Ponte Cagnano. E allora io dicevo sempre, io rinuncio al tratto di fognatura fatto a Vallo, che è il mio comune, o a sistemare la piazza del mio comune, se quei soldi servono finalmente, ma seriamente, a far crescere, decollare, affermare, funzionare come si deve l'aeroporto di Ponte Cagnano. Se quei soldi servono a costruire una strada che in tempi certi ci porti quei turisti dall'aeroporto di Ponte Cagnano ad Ascea, perché non è pensabile che ci mettano più tempo per arrivare da Ponte Cagnano ad Ascea piuttosto che da Oslo ad Ascea.
Allora in questi termini noi dobbiamo avere la capacità di ragionare. Se facciamo questo, cioè se riusciamo a superare i piccoli egoismi locali, immaginando che insomma è più utile che funzioni l'aeroporto piuttosto che, non lo so, abbiamo fatto il marciapiede nuovo fuori dal comune, adesso dico una cosa insomma, senza nulla togliere dal marciapiede che forse serve, però faccio un esempio. E allora se riusciremo a ragionare in questi termini nuovi, noi avremo dato qui davvero il cambiamento di mentalità, abbiamo creato il cambiamento di mentalità che serve a far crescere il nostro territorio, a far crescere l'occupazione nel nostro territorio, che poi questo è il problema reale, è inutile che insomma ci giriamo intorno alle cose. Avremo fatto in modo, grazie a questo, migliorando, dando più possibilità di lavoro e migliorando i servizi, da quelli sanitari a quelli dei trasporti. Quindi ragionando su questi grandi sistemi che, ripeto, non interessano semplicemente un paese per parte, ma interessano l'intero territorio nel suo complesso. Se saremo capaci di fare questo, e allora noi davvero avremo compiuto quel salto di qualità che ci serve a crescere e a uscire dalla, diciamo, ritardo nel quale ci troviamo. Questo lo dico perché è impegno innanzitutto della classe dirigente, cioè della politica, di impegnarsi a ragionare in questo modo. Ma è un aspetto che non può riguardare soltanto la politica, deve riguardare ciascuno di noi. Noi dobbiamo avere la capacità, tutti quanti insieme, hai ripetuto quello che ho detto, diciamo, in quell'occasione, tutti quanti insieme, riuscendo a creare delle maggiori capacità di sinergia. Io ne voglio citare una, per esempio, un esempio, ma lo dico semplicemente perché qui tra questo tavolo l'ho citato quando sono venuto. A Rotrano è nata una fondazione, un'associazione, una fondazione che è l'associazione Raffaele Passarelli, che lavora benissimo, lo dico perché c'è la Presidente qui con noi, che lavora benissimo a fianco delle strutture sanitarie pubbliche, dando un contributo importante per un aspetto particolare, molto delicato della nostra, del nostro lavoro, e in questo modo però offre un servizio importante, è la dimostrazione di come con pochi mezzi ma con tanta volontà si riescono a dare dei risultati concreti. E allora questo è il sistema che noi dobbiamo utilizzare, che noi dobbiamo spendere, che noi dobbiamo affermare. Dobbiamo riuscire a creare delle maggiori collaborazioni fra le persone, fra la voglia di fare delle persone e la politica. La politica deve avere questa capacità di essere più vicina alle persone, riuscendo a coglierne le esigenze e a stimolarne l'impegno. Allora fra, io credo che se questo è vero, se riusciamo a fare questo, io questo mi voglio sforzare di fare, Tullio, perché è, credo sia davvero questo il cambio di passo, l'assalto di qualità che noi possiamo compiere, riuscire a stare più insieme, riuscire a lavorare più insieme. Io per questo ho voluto essere qui, e lo dissi subito dopo le elezioni, a non soltanto, innanzitutto a ringraziarvi, a ringraziare Franco, Tullio, Luigi, l'amico Longo e gli altri che facevano parte del comitato elettorale, ed erano tante persone, ma a ringraziare tutti quanti coloro che hanno dato la mano, sono stati vicini, sono stati attenti, sono stati, hanno fatto sentire il loro calore, il loro affetto, la loro partecipazione, il loro stimolo, e mi hanno consentito di raggiungere il risultato eclatante e straordinario che ho raggiunto. Non l'ho raggiunto perché ero insomma particolarmente bravo, ho raggiunto perché sono stato capace di attivare questi meccanismi, ed era importante, bravo, quello che tu l'hai ricordato, ed è così. Io l'ho detto non in un momento di, come dire, per ringraziarti o per sottolineare un impegno. Io ho creato in questi anni dei rapporti, è naturale, insomma, forse era anche, come dicevi tu, insomma, più semplice chiedere il voto per me, anche perché ero più conosciuto, piuttosto che per, non lo so, altre persone che non erano di questo territorio. Però se non ci fosse state tante persone come voi, a Profrano e su altri territori, che avessero, come dire, diffuso questo stimolo, che fossero state lì a sollecitare, che fossero state lì a dire alle persone
state vicini, diamo una mano, stiamo insieme, costruiamo una prospettiva nuova. Bene, se non ci fosse stato tutto questo, il risultato non sarebbe stato lo stesso. Io ne sono fermamente convinto. Per questo io sono particolarmente grato a tutti coloro che si sono spesi in questa campagna elettorale e, ripeto, mi hanno consentito di raggiungere questo risultato. Ma non ci dobbiamo fermare qui. Noi dobbiamo avere la capacità di mettere insieme tante più persone, di, come dire, investire quel capitale che abbiamo saputo costruire in questo periodo. Abbiamo saputo mettere insieme con grande sacrificio, con grande impegno, con grande saper fare e anche con intelligenza. Ma adesso l'intelligenza maggiore consiste nel saperlo fare crescere questo capitale che abbiamo costruito. E per farlo crescere dobbiamo coinvolgere quante più persone, quanti più amici possibile, senza badare agli steccati ideologici che non esistono più, i partiti sono soltanto dei veicoli. Noi dobbiamo avere la capacità di sostenere il nostro territorio, di stare accanto al nostro territorio, di lavorare insieme, anche a prescindere dalle appartenenze, per il nostro territorio. Io la penso così. Io così vorrò andare avanti, io vorrei cercare di creare le condizioni per poter far questo. E allora, se riusciremo a far questo, io mi impegno, ma accanto a me ci saranno, ne sono sicuro, ci sarete tutti quanti voi, ne sono sicuro, e ci saranno tanti di voi che si vorranno spendere, perché sappiamo, perché il voto non è, come dire, una delega in bianco. Il voto è scegliere chi riesce forse a interpretare al meglio certi punti di vista, certi modi di essere, certi modi di fare politica, ma il voto è soprattutto, deve essere, deve diventare un investimento in questo senso, dire: tu sei quello che a Napoli piuttosto che a Salerno cerca di costruire i rapporti, le condizioni per poter far crescere il territorio, ma noi ci dobbiamo impegnare tutti quanti, ciascuno per la sua parte, per poter far questo, perché se no altrimenti il compito finisce con l'essere troppo gravoso e non essere efficace. Questo non lo sto dicendo perché mi voglio scaricare di responsabilità, anzi, sia chiaro, il compito che mi avete assegnato, la responsabilità che mi avete dato, io la sento tutta, metterò tutte le mie energie a disposizione di questo progetto. Perché d'altro canto io me lo sono scelto, cioè nessuno, non è che il dottore Petralga o il dottore Mettini mi abbiano prescritto di dover fare il consigliere regionale o di dover fare politica. Io, come dire, ho investito, ho speso quello che pensavo potesse essere una mia capacità e mi sono scelto questo di voler investire in questa diciamo, nuova scommessa. Vi chiedo però di continuare a starmi a fianco, di dar